Questa mattina Baronissi al Museo Frac siamo in compagnia del dottor Rossano Ercolini, stiamo per presentare il suo libro Rifiuti Zero, sono 10 regole per una rivoluzione ecologica. È possibile, dottor Rossano Ercolini? Sì, perché sta già avvenendo, ci sono 300 comuni, attendiamo l'adesione formale anche del vostro comune Baronissi, che è un po' un'eccellenza non solo regionale. E tutto nasce dal fatto elementare che risiede nella consapevolezza che se queste due mani mischiano, allora ci sono i rifiuti, se mischiano la frazione organica con il resto diventa tutto difficilissimo da recuperare, ma se queste due mani vengono istruite, formate, informate, organizzate per tenere separati i flussi, non ho rifiuti ma ho preziosi materiali da restituire ai cicli economici o dell'agricoltura o della manifattura. Quindi oggi, in epoca di economia circolare, di scarsità delle materie prime, il nostro cassonetto è una miniera urbana. Noi in Campania abbiamo avuto momenti molto critici per quanto riguarda l'ambiente e soprattutto i rifiuti, che ci hanno un po' portato all'attenzione nazionale e internazionale. Si è corsi ai ripari e sui territori si è cercato di implementare questo circolo anche virtuoso. In alcune zone, tipo Baronissi, abbiamo delle situazioni di grande eccellenza, però c'è da migliorare. Che cosa, un suo consiglio anche a chi in questo momento è vertice delle nostre amministrazioni? Ma intanto bisogna prendere atto positivamente. Io ho seguito la crisi campana, la crisi di Napoli dal 1999, quindi ogni tanto, ogni spesso, se posso dirlo tra virgolette, ritorno con gli occhi dell'osservatore coinvolto. Ogni volta vedo delle novità positive, perché la Campania, tanto vituperata, sta diventando un esempio nazionale. È battuta dalla Sardegna, perché un tempo si pensava che le raccolte differenziate fossero appannaggio del nord, asburgico. Oggi la Sardegna è una delle isole in Europa più aperta alle buone pratiche, ma la Campania sta dando molto importante e batte la Toscana, la mia regione. Quindi i risultati ci sono, naturalmente non bisogna mai vedere il bicchiere mezzo pieno, ma bisogna vedere la parte vuota. Secondo il mio modesto punto di vista, sicuramente passare da una tariffazione tradizionale, TARSU così definita, ad una tariffazione puntuale è la chiave di volta che fa scattare di 15 punti percentuali chi già ha superato il fatidico scoglio del 65%. Questo è il passaggio, la sfida. Far parte della comunità Rifiuti Zero offre ulteriori stimoli, perché ti impegna a questa sfida che è stimolante. I rifiuti non esistono, dimostrare che i rifiuti non esistono, che ci sono solo delle risorse preziose per preservare per le future generazioni. Stiamoci attenti, perché i bambini, i ragazzi ci guardano, hanno bisogno della coerenza degli adulti, della capacità degli adulti di tornare indietro, ma è molto preziosa anche per l'economia. Ultimamente si parla tanto di plastic free, un termine quasi abusato, perché poi non tutti in realtà utilizzano materiali biodegradabili al 100%, però può essere una buona pratica? Sì, ovviamente va bene, anche se poi quando le cose vanno se ne abusa, ecco, quindi vuol dire però che il tam-tam, il mantra mondiale che qui ha tardato ad arrivare. Io sono stato spesso in California, ho conosciuto il capitan Charles Moore, che è lo scopritore delle isole di plastica, mentre in California è dall'inizio del 2000 che si è preoccupati dell'isola che è di fronte a loro, isola della chiazza che è di fronte a loro. In Europa è arrivato tardi questo problema, pensando che fosse un problema dei grandi oceani. In realtà con le microplastiche si è capito che il problema aggredisce. Quando non vai a cercare il problema, è il problema che viene a cercarti. E adesso si sta recuperando il tempo perduto. Per noi è anche un motivo, anche qua, chi ha un pacchetto turistico da offrire, offrirlo plastic free. Non solo, è environmental friendly, è amichevole punto di vista ambientale, ma offre un'ulteriore chance nel promuovere il prodotto. Cioè, dobbiamo sempre
le idee sono molto importanti, i valori sono molto importanti, ma è importante anche rendere sostenibile sul piano economico. Grazie, dottor Scolini. Grazie a voi.